Buonasera telespettatori di FVG Sport Channel, appassionati di volley, benvenuti alla sesta puntata di Mega Inter Sport Sotto Rete, una puntata nella quale non sono sola per parlare soprattutto di Serie C regionale. Sono assieme a tre rappresentanti della VBU Volleyball Udine e vi faccio presentare. Allora, Marco Grattoni, buonasera. Salve, io sono Enrico Del Zotto. Sono Luca Pagin. E grazie per essere venuti a trovarci qui al Mega Intersport, al Citafiera. Con loro vorrei parlare un po' di Serie C maschile. Parliamo subito, ci togliamo subito il dente. Ultimo turno contro una delle squadre forti del girone, questa Demar di Prada di Pordenone, che è la seconda squadra in qualche modo della Viteria 2000, non è andata troppo bene. Ci raccontate come è andata questa col microfono? Sì, è stato uno scontro un po' nervoso, diciamo, perché eravamo prima contro seconda in classifica, eravamo tutti quanti e due al vertice, siamo andati in casa loro e quindi già uno scontro di trasferta è un po' difficile di per sé. Anche la loro palestra non è facilissima, essendo magari abituati al Pala Benedetti. Sì, è una palestra nuova, infatti il Pala Benedetti è difficile perché per chi viene a giocare contro di noi. E la palestra di Prata è altrettanto difficile, essendo una palestra nuova, essendo una palestra abbastanza particolare. È stato uno scontro un po' nervoso e purtroppo abbiamo perso 3-0 lottando comunque, specialmente il primo set. È andata male, purtroppo. È andata male le partite precedenti, magari lo faccio dire a Enrico. Arrivavate lì con un biglietto da visita, insomma, non avevate perso nemmeno un set? Tutte le partite? No, avevamo vinto, sì. Abbiamo iniziato da poco campionato, abbiamo vinto tutte le partite, a parte l'ultima, che come diceva Marco, appunto, uno scontro un po' nervoso, dovuto anche, insomma, secondo me, alcune decisioni arbitrali che sono state, che ci hanno, diciamo, lasciato un po' perplesso il primo set, però diciamo che speriamo al ritorno di poter rifare magari in casa. Esattamente. No, la penultima partita abbiamo giocato contro il Ferroalluminio, che comunque è una squadra che scende dalla B2 con dei giocatori validi, e abbiamo dimostrato, insomma, di riuscire a fare della discreta buona pallavolo lottando in casa punto su punto. Infatti tutti i set sono stati tirati. Ma purtroppo fuori casa, insomma, la partita non è andata così, però insomma benissimo. Siete al terzo posto a due punti dalle prime, sì, che sono il Mortegliano e Demar, sì. Quindi è ancora tutto da giocare. Allora lo chiedo a Luca Pagin, Banda, se non sbaglio. Sì, esattamente. Hai giocato in questa partita? No, in questa partita qua no. No. In questa particolare no, perché io rientro tra i giovani della squadra e diamo una mano ai nostri compagni di squadra più vecchi, soprattutto in allenamento, e quando serve l'allenatore lo ritiene opportuno, entriamo e cerchiamo di dire la nostra. Certo, e quindi è una squadra che combina un po' vecchie volpi, diciamo così, e qualche elemento nuovo, sì. Anche perché nel corso del campionato penso ci sarà spazio per tutti. Sì, questa formula, che è differente dagli anni scorsi, che siamo ritornati alla vecchia formula del girone unico, molto probabilmente ci sarà più possibilità di esprimermi, almeno spero, per noi giovani della squadra, ecco. Enrico, ci sono nuovi arrivi quest'anno per voi? Qualche conferma? Voi sì. Siete delle conferme? Diciamo che la squadra è stata un attimino rinfoltita con dei giocatori, insomma, di esperienza, come potrebbero essere, insomma, Nico Guglione, che veniva da Cordenone dalla B2, Andrea Loiacono, e abbiamo, insomma, nuovi giocatori molto forti rispetto, insomma, alle precedenti edizioni, diciamo, del campionato. Abbiamo comunque dei giocatori molto giovani, provenienti anche, insomma, dall'Interlandinese, come Pradamano. Ci sono due o tre giocatori comunque ci danno una mano, insomma, per questa stagione. Adesso vediamo, insomma, noi ce la mettiamo tutta, dopodiché speriamo di riuscire a portare a casa qualcosa, insomma. Marco, anche l'allenatore nuovo, tu sei secondo allenatore,
Io sono il secondo allenatore, quest'anno ho deciso insomma di poter dare una mano a Marcello Bruno, il nostro nuovo allenatore. Che è anche una figura storica della VBU. Era uno storico palleggiatore nei tempi delle categorie ben superiori e la società ha deciso di investire su di lui quest'anno per dargli in mano a questa squadra. Per quest'anno è importante, direi, perché ha dei giocatori, come diceva prima Enrico, che sono arrivati dalle categorie anche più alte. Abbiamo un buon sestetto da poter mettere in campo e delle persone che ci aiutano, diciamo, dalla panchina, altrettanto motivate. Diciamo che per adesso Marcello ha avuto dei buoni risultati, adesso chiudendo magari un occhio sull'ultima partita, che non penso di potergli dare insomma nessuna ma colpa. Ci sta anche qualche sconfitta per dare un po' di motivazioni. Vedo della disperazione negli occhi di Enrico, però ci può stare anche una sconfitta così fuori casa e insomma non è veramente detto nulla, perché se scorriamo la classifica, appunto, lo dicevo, i primi due a 11 punti e siamo alla quinta giornata, se non sbaglio, a 11 punti ci sono Mortegliano ed Emar, poi ci siete voi a 9 punti e poi seguono Fincantieri, Olimpia, Vinironchi, eccetera, quindi ancora è tutto da dire. Siamo ancora agli inizi, sicuramente. Una domanda un po' più generale. L'anno scorso a vincere è stato il Villains di Villa. Sì. E poi ha rinunciato alla categoria. Cosa ne pensi di questa cosa qui? È veramente così impegnativa per, diciamo, la nostra provincia, ecco, non perché in regione comunque ci sono sia Cordenons che Viteria 2000 in B2, però la nostra provincia è un po' che, la provincia di Udine è un po' che non esprime i livelli più alti. Il no alla categoria superiore non sia venuto dai giocatori, che sarebbero stati ben contenti di provare a giocare una categoria superiore, motivati e anche abbastanza forti, diciamo. Purtroppo nella provincia abbiamo qualche problema economico come in tutta quanta l'Italia, e forse non tutte le società riescono a potersi permettere di investire e fare comunque una categoria così impegnativa. Purtroppo sarebbe ben utile un aiuto da parte di chi può investire. E allora, a proposito di categorie superiori, nel fine settimana vi abbiamo fatto vedere in diretta streaming l'incontro tra Atomat Udine e Isuzu Enermia Verona. Partita che è stata vinta per 3-1 dall'Atomat Udine in casa, che la squadra di Mannucci ha saputo esprimere anche a tratti un gioco veramente sorprendente e avvincente. Andiamo a vedere allora le interviste che abbiamo raccolto nel dopo partita. Siamo con Marcello Bertolini, allenatore dell'Isuzu Enermia Verona. Una partita che nel terzo set sembrava ribaltarsi, ma poi non ce l'avete fatta. Alcune assenze da parte vostra, nella vostra formazione, si sono fatte sentire forse? Ma queste assenze ci sono dalla prima di campionato e vorrei che la mia squadra però non la prendesse come alibi per avere un rendimento così altalenante. Lei ha detto bene, il terzo set abbiamo riaperto la partita e nel quarto invece siamo totalmente mancati, ma sotto il profilo del carattere, cioè mio collega ha cambiato una formazione, rivoluzionato e comunque ha portato nuova verve, noi ci siamo invece letteralmente seduti. Purtroppo in questo momento, al di là dei problemi che abbiamo evidenti in ricezione e su cui chiaramente le squadre avversarie lavorano molto, ci manca la continuità di gioco, cioè questa sera, che non è stata una partita comunque di alti contenuti tecnici, si poteva stare in partita per noi facendo meno errori, invece noi continuiamo a sbagliare tanto, soprattutto nella fase di attacco, regalando palle negative agli avversari, quindi non sono assolutamente soddisfatto. Era un'occasione per andare quantomeno al tie break, quindi c'è molto da lavorare. Allora, facciamo l'in bocca al lupo per il proseguo del campionato. La vostra squadra ha un solo punto adesso, però non è assolutamente da un solo punto in classifica. Cioè, ci sono dei buoni margini di miglioramento per questa formazione.
Ma allora il problema è che le due assenze importanti che abbiamo, che sono il libero e il primo centrale, non sono cose di poco conto, quindi i tempi non sono ben certi per il recupero. Però se le ragazze non si mettono in testa di lottare con questa formazione con cui entriamo in campo adesso, sabato scorso siamo riusciti, abbiamo giocato un'ottima partita con Trento, però non possiamo farlo solo in casa, dobbiamo andare fuori casa. Stasera c'era l'occasione, ripeto, per fare almeno un punto, e non abbiamo combattuto fino in fondo. Questo è un grosso rammarico e mi dispiace. Comunque, ripeto, il campionato è lungo, speriamo che ritornino gli infortunati e soprattutto chi è in campo adesso prenda un po' più di coraggio. Siamo con Mattia Petejan, regista dell'Automat. Sei entrata in una fase difficile della partita, poi avete disputato un grande quarto set. Sì, beh, purtroppo il terzo set ci siamo un po' rilassate, diciamo, però poi abbiamo recuperato bene nel quarto e abbiamo vinto. Hai dimostrato un'ottima intesa con i due centrali, cercando spesso il gioco veloce e con ottimi risultati, direi. Sì, beh, a me piace, personalmente piace molto giocare un gioco veloce, quindi con i centrali ci intendiamo molto bene. La squadra ha fatto vedere a tratti un bel gioco stasera, dimenticando un po' quel terzo set così di blackout. Dove pensi che potrete arrivare quest'anno? Beh, io spero di arrivare ovviamente il più in alto possibile. Dobbiamo sicuramente migliorare i tratti nei quali non giochiamo molto bene, subiamo un po', però miglioreremo anche in quello. Siamo con Iskar Dani. Bella partita la vostra, ma un terzo set veramente da dimenticare. Sì, dai, ma non guardiamo alle cose negative. Tre punti dovevamo fare, o comunque volevamo fare, li abbiamo fatti, siamo tutti contenti. È importante non avere questi momenti di defiance, perché magari con squadre più competitive rischi di giocarti la partita, però insomma siamo tutti contenti e va bene così. Un quarto set esemplare, direi. Anche la vostra forza sta anche nel poter avvicendare due palleggiatori diversi. Sì, diciamo che nel quarto set ha giocato bene anche Mateia. È una fortuna appunto avere qualcuno che possa sostituire Nene. Adesso vi presentate a Trento con un biglietto da visita, lo dicevo prima con Franco, impegnativo. Avete 9 punti, avete perso solo con la Vacheri Piacenza. Dove può arrivare questa squadra? I pronostici non si fanno per scaramanzia, però speriamo di far bene, meglio dell'anno scorso quando siamo andate là. E niente, speriamo di far bene. Manuel Mannucci, 3 punti portati a casa e a sprazzi si è visto davvero un bel gioco. Sì, siamo stati fortunati a incontrare Cerea con 2 assenti, però abbiamo sfruttato bene l'occasione, perché insomma credo che, a parte il passaggio vuoto di 3 quarti del terzo set, abbiamo dominato la gara. Anche il primo set, che insomma è stato quello più punto a punto, ma insomma avevo la sensazione che si potesse vincere. Hai potuto anche provare diverse soluzioni, sono entrate in campo Lorenzon, è entrata in campo Petejan e si sono comportate bene. È un valore aggiunto questo qua per la tua squadra? Assolutamente, credo di aver 10 giocatrici sullo stesso livello e questo mi ha aiutato. Infatti in Coppa, che mi lamentavo che non avevo cambi, forse avevo ragione. Secondo me però grandissimi complimenti a Mateia, perché entrare così a freddo palleggiatrice e cambiare la gara è stata una bella cosa. E infatti l'abbiamo intervistata, l'abbiamo fatto i complimenti, bella anche l'accelerazione che ha dato nel quarto set al gioco. Sì, sì, poi è andato tutto bene, però si è visto subito che sull'1-1 ho fatto una difesa che ha cambiato un po', no? Alla fine del terzo qualsiasi cosa cadeva dalla nostra parte, invece si è vista proprio una grinta diversa e siamo contenti di queste possibilità che abbiamo.
anche Lorenzon, ti faccio un po' parlare insomma delle ragazze che non abbiamo visto tantissimo fino a questo momento. Lorenzon è rientrata appena da un infortunio, anche lei però è entrata, ha fatto degli ace, non ha fatto errori pur entrando, diciamo, essendo chiamata in causa in momenti particolari del set. Buon ingresso il suo. Sì, assolutamente, ci eravamo tra virgolette abituati, perché ha fatto una cosa simile, anzi forse migliore, domenica scorsa a Bassano, dove veramente ha cambiato lei la partita, ha fatto molto bene, ha fatto 15 punti, solo che secondo me non ha ancora il fisico per poter reggere 5-7, quindi ho deciso di far partire Mascherini opposta, le ho ricambiate. Credo sia stata anche quella una scelta abbastanza vincente. E poi durante la gara sì, si è un po' appannata Giulietta, che ha bisogno probabilmente di un percorso di crescita corretto, e questo ci sta, insomma, però molto bene anche lei. Ho fatto questa domanda anche alle ragazze, adesso la prossima andate a Trento contro il Trentino Rosa, una delle grandi favorite di questo girone. Arrivarci con 9 punti significa che insomma non vi potete nascondere tantissimo. No, ma noi non ci nascondiamo mai. Io le ragazze ho detto, noi abbiamo 26 occasioni per vincere 26 partite, più ne vinciamo meglio è. Quindi andremo là con la serenità di chi può giocarsela. Loro sono assolutamente una squadra forte, però non dimentichiamoci che hanno vinto 3-2 con Cerea. Noi, se il terzo set non dormivamo, sì, era quasi una passeggiata, almeno il secondo e il quarto set. Allora, siamo molto contenti di questo inizio positivo dell'Automat e ci vediamo alla prossima partita. Va bene, siamo assolutamente contenti, e sarà fra 3 settimane, perché adesso abbiamo 2 trasferte di fila, tutte e 2 a Trento. Avevo chiesto alla società di fare una settimana bianca, ma non mi hanno ascoltato, e pazienza. Surprise! Visto com'è andata, non mando ancora via l'allenatore. No? No. Ma è il primo caso in cui Rossato va d'accordo con l'allenatore? Sì, non era mai successo, è 2 anni che stiamo andando d'amore d'accordo, non è mai successo, o sto diventando vecchio io? Deve essere l'età. Allora, grazie a tutti e 2 e alla prossima. Gennaio 1995, rinasce il mito dei piombi a Udine, il locale dove trovi tutto quello che cerchi per passare una serata all'altezza delle tue aspettative. Nato come autentica birreria, i piombi ha saputo modificarsi nel tempo per riuscire a soddisfare le mutate esigenze dei suoi frequentatori. Dalle carni alle deliziose tagliate, dalla bruschetteria alla pizza, dal baby menu alle più svariate idee di insalata, senza dimenticare le paste della settimana per chi decide di passare all'interno delle vecchie carceri del castello di Via Manin la sua pausa pranzo quotidiana. Birra e tanta voglia di divertirsi, i piombi
riservi sono sempre aperti. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia, la salute dentale è ora accessibile a tutti. Ben ritrovati sempre qui al Mega Intersport del Citafiera e sempre in compagnia di Marco, Enrico e Luca, tre ragazzi che fanno parte della VBU Udine, squadra che milita in Serie C maschile. Allora, ne approfitto della vostra presenza per parlare un po' di questo girone unico. Intanto, ti piace, Enrico, questo girone unico? Diciamo che io avevo già giocato tempo fa con questa formula, è di sicuro migliore perché riusciamo a incontrare tutte le squadre del girone. E l'anno scorso ad esempio, che purtroppo insomma siamo andati nel girone salvezza, abbiamo incontrato ad esempio Mortegliano 4 volte, quindi diciamo abbiamo giocato contro la stessa squadra 4 volte, mentre quest'anno riusciamo a incontrare tutte le squadre, quindi a confrontarci con squadre diciamo di diversa diverso livello insomma. E anche per te, Luca, che sei uno dei giovani, è interessante questa cosa perché puoi comunque confrontare diversi livelli di gioco, anche diversi giocatori, penso. Sì, finalmente si può anche dare un'occhiata a tutta quella che è la realtà pallavolistica regionale, perché effettivamente, come è successo, come diceva Enrico, capitava veramente di incontrarsi sempre con le stesse squadre, alla fine si giocava un po' a memoria e ormai sì, conoscendo anche gli avversari era anche più facile, così è più stimolante. Inoltre devo dire che la possibilità magari di giocarsi un playoff o formula che gli anni scorsi era vincolata da punteggi della classifica magari può essere uno stimolo anche per portare la gente proprio a seguire le partite. A seguire le partite, infatti ricordo un girone unico di Serie C femminile che poi è arrivato ai playoff con una partecipazione di pubblico davvero, davvero interessante per la categoria. Visto che sono diversi anni che giocate nella categoria, appunto ne approfitto per parlare un po' anche delle altre squadre. Il Demar Prata l'avete appena incontrato e lì ci sono un po', c'è anche qualcuno che ha messo il piede anche in B2, se non sbaglio, magari sporadicamente. Diciamo che ci sono giocatori vecchie conoscenze. A Prata c'è Redivivo, Polesella, insomma c'è un centrale che giocava a San Vito in B2 tempo fa, insomma. Purtroppo quello che manca nel girone regionale Friuli Venezia Giulia sono i giovani, abbiamo visto l'anno scorso che questo progetto regionale della B2 di Gemona insomma è stato tra virgolette ha dato il via a un qualcosa di diverso, infatti quest'anno abbiamo nel girone con noi la Serie C di Gemona che disputa il campionato con molte partecipazioni quasi under 18 insomma. Sì. Gente, e voi avete già incontrato? Abbiamo già incontrato, abbiamo giocato contro di loro, abbiamo vinto sì, 3-0, un incontro tra virgolette un po' strano perché c'era la palestra un po' tra virgolette inagibile diciamo. Perché dai, facciamo un po' di... Pioveva, era umidissimo e il parquet trasudava, quindi era un po' problematico era giocare, problematico anche un po' rischioso giocare, volendo. Rischioso, sì. Che sono andati a patinare. Sì, si patinava, non si saltava. Sì, nel campionato oltre al Prata ci sono altre squadre diciamo che potrebbero disputare un buon campionato come sì, la Fincantieri, sì. Monfalcone, poi sì, insomma Prata sicuramente. Poi c'è la squadra dei Marchesini e l'Olimpia, hanno fatto il gemellaggio insomma INSA e Olimpia con tutti i giovani insomma più forti della provincia goriziana. È sempre una squadra interessante l'Olimpia che magari non ha continuità durante il campionato però può tirare fuori delle prestazioni sì, a sorpresa. Assolutamente, poi hanno cambiato anche l'allenatore, Marchesini insomma è un allenatore di livello che ha allenato in tutto il Triveneto. Insomma, presente anche nei corsi allenatori, insomma, un personaggio di spicco, insomma. Sì. Marco, solo ti chiedo di parlare con il microfono, sì. Perché altrimenti non ci sentono a casa. Cercherò di tenerlo vicino. Il tuo vocione non risuona nelle case friulane.
E poi anche, diciamo, dell'Olimpia abbiamo parlato e del Mortegliano, che mi risulta avere, diciamo, c'è stata una transumanza dal Vivil dell'anno scorso al Mortegliano, oppure mi sbaglio? Cioè, magari sì, se vuoi rispondere, se si sente più a suo agio Enrico, puoi rispondere tu. No, diciamo che ci sono molti giocatori come sì, nostri amici, tra l'altro, insomma, sì, compagni di sventura, qualche conoscenza, sì, di torneo. Molti ragazzi che c'erano a Pradamano sono nati a Mortegliano, molti ragazzi che c'erano a Villa Vicentina sono venuti a Mortegliano, perché comunque, oltre alla pallavolo, ricordiamo, sì, lo sport è fatto per stare in palestra, per impegnarsi, ma anche un modo per stare assieme, per condividere un po' di tempo, insomma, tra di noi, per svagarci, tra virgolette, anche se comunque una categoria come la Serie C occupa un impegno, insomma, non indifferente, insomma. Luca, qual è l'impegno settimanale per voi tra, allora, allenamenti e partite? Noi abbiamo 3 allenamenti settimanali di un paio di ore, più il lunedì abbiamo, prima di allenamento, una sessione di pesi e poi abbiamo la partita il sabato sera. Quindi parliamo quindi di un impegno interessante. 7 ore via per la settimana più la partita. Più sì, la partita. E tu lo fai da quando? Quanti anni hai? Da quando giochi a pallavolo? Allora, io ho 23 anni e gioco a pallavolo da 9 anni. Quindi sì, hai già una bella esperienza. Mi ha accompagnato per tutto il percorso di studi, sia alle superiori che all'università. E comunque però è sempre stato un momento importante della mia giornata, perché anche avendo magari un esame il giorno dopo, comunque in palestra ci vado volentieri, perché è un modo per sfogarsi, mi concentro quelle 2 ore sul pallone, mi diverto con i miei amici, mi sfogo e arrivo alla sera stanco sia di testa che di fisico, però contento, felice, col sorriso. Felice, vedi, quindi bisogna andare sempre ad allenamento. È un impegno fondamentale che bisogna mantenere e portare avanti. Io almeno credo questo, poi non so, probabilmente l'allenatore potrebbe confermarlo. Confermo. Enrico, anche tu probabilmente lavori. Sì, sì, diciamo che. E quando si lavora, com'è l'impegno invece? Dipende, invece in palestra. Come tutte le cose dipende un po' dai fisici. Io faccio fatichissimo. Se ci fosse qua il nostro capitano, purtroppo non c'è, direbbe che è una passeggiata. Lo salutiamo, ciao Zigu. No, è difficile, più che altro, oltre fisicamente, è un impegno, insomma, di testa, perché riuscire a stare concentrati 2 ore fondamentalmente in un sì, fino alle 11, insomma, è duro allenarsi la sera, però abbiamo comunque dei giovani che ci danno la possibilità di stare attenti, perché, come abbiamo detto, siamo una squadra, diciamo, con gente un po' più adulta e gente un po' più giovane, e dovremmo dare l'esempio, quindi in teoria dovremmo star lì e aiutarli, quindi ci danno una mano anche in questo, ecco, nell'attenzione durante l'allenamento. Giustamente. Allora, progetti per quest'anno? Cioè, visto la squadra che avete, non potete dire stiamo lì, vivacchiamo, qualche allora, ambizione c'è. Il primo allenatore, e salutiamo anche Marcello, direbbe che l'importante è fare un buon campionato, nel senso che è la cosa che vi dicono tutti, bene la squadra, e in realtà sappiamo di avere una squadra competitiva e quindi sappiamo qual è la nostra posizione in classifica, qual è stata, facendo gli scongiuri, diciamo sì, che cerchiamo di tenere le più alte posizioni della classifica, certo, per potersi giocare qualcosa di concreto. Qualcosa di concreto, qualcosa di concreto e arrivare, sì, a prendersi qualche soddisfazione alla fine del campionato. Allora, siamo arrivati alla fine del secondo quarto della trasmissione. Prima di lanciare le interviste che abbiamo fatto nel dopo partita di Città Fiera Martignacco e Ali Padova, voglio ringraziare i miei ospiti. Grazie Marco. Grazie a te Silvia. Grazie Enrico. Grazie Silvia. E grazie Luca. Grazie Silvia. E allora, vi ricordiamo di andare a vedere anche in palestra questi ragazzi sabato sera, giocate quando non c'è l'automat in casa, quindi andate a vederli anche in palestra. E adesso è proprio tutto, vi lasciamo alle interviste del dopo partita tra Città Fiera Martignacco e Ali Padova. Un saluto anche da Silvia, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Siamo in compagnia di Chiara Dall'Ora, centrale di Padova.
un'analisi su questa partita? Niente, è stata una partita dura perché comunque Martignac è una squadra che difende molto e ha molta grinta e anche quando sono sotto insomma non mollano mai, quindi i miei complimenti comunque alla squadra. E niente, sono state brave comunque dai a portare a casa i 3 punti che era il nostro obiettivo. È la quarta vittoria consecutiva, quali sono i vostri progetti per questa stagione? Ma senza dubbio insomma è quello comunque di arrivare ai play-off, meglio da prime, però insomma anche le altre squadre che vogliono arrivare, che hanno lo stesso nostro obiettivo, comunque sono molto forti, quindi noi ci proviamo e per ora dai, sta andando bene, quindi avanti così. Una domanda personale, sappiamo che hai calcato palcoscenici importanti, quali sono le principali differenze tra la Serie A e un campionato comunque di livello ma inferiore come la B1? Sì, il livello è un po' inferiore, ma diciamo che mancano le straniere che alzano il livello nettamente, perché comunque qua sono tutte italiane, e il livello dell'italiana è buono, difendono molto, molto secondo me più che in Serie A, il muro magari è un po' più basso, però ci si diverte, dai, non è un brutto livello. Penso che la B1, il campionato di B1 italiano sia un buon campionato, insomma. Siamo in compagnia di Chiappini, coach di Leali Padova, un'analisi su questa partita. Sono contento dei 3 punti, perché per come siamo messi, visto che l'organico è molto ridotto, va bene così. Abbiamo visto che il Martignacco nel secondo set è riuscito a mettervi sotto, probabilmente caricato anche dal pubblico di casa che qua è molto caloroso. Forse se dobbiamo trovare le vostre pecche, quali sono state? Ma abbiamo sicuramente allentato la pressione in battuta e questo ha favorito una migliore gestione del cambio palla di Martignacco. E qualche sbavatura in più nel muro e la difesa sicuramente hanno aiutato. Nonostante questo è la quarta vittoria consecutiva, quindi il campionato procede secondo i programmi. Quali sono adesso i vostri progetti per questo proseguo di campionato? Guarda, adesso abbiamo 2 partite molto delicate, quella di Trento prima e poi con Piacenza, che è la testa di serie credo del campionato, no? Quindi intanto navighiamo a vista, quindi prepariamo la partita di domenica che sarà veramente molto impegnativa e poi vediamo. Siamo in compagnia di Jacopo Cuttini, coach di Martignacco. Quest'oggi ci si aspettava una partita difficile contro una vera e propria corazzata. Forse c'è il rammarico perché al di là dei meriti dell'avversario sono stati fatti molti regali. Ma lì è il discorso, è un po' il life motive di quest'anno, nel senso che il livello è molto alto. Nel momento che noi non forziamo, con la nostra situazione un po' di equilibrio e di organico, non forziamo tanto il gioco, le situazioni, dalla battuta in poi la squadra avversaria fa un po' quello che vuole e diventa veramente difficile per noi contenerle, diventa difficile proprio giocarci. Quindi le ragazze sanno che sono autorizzate a forzare dalla battuta in poi, sbagliamo molto più delle squadre avversarie, però nel momento in cui riusciamo a mettere un po' sotto pressione la squadra avversaria ce la giochiamo. Come è successo nel secondo set, è l'unica possibilità che abbiamo insomma in questo momento qua. Un'altra domanda, si sapeva che questo campionato sarebbe stato difficile, però le ragazze hanno dimostrato più volte di avere il carattere e la determinazione per venirne fuori, qual è la ricetta del coach? La ricetta è quella di, dico sempre loro un'espressione del tipo stare sul pezzo. Stare sul pezzo significa noi affronteremo squadre di questo genere qua, squadre organizzate, strutturate proprio per andare su in Serie A, per provare la promozione, quindi hanno gente di Serie A in campo proprio. Noi dobbiamo riuscire settimana per settimana ad approfittare di questi incontri per adattarci il più possibile, avvicinarci il più possibile al livello, questo dobbiamo fare. Partendo dai nostri punti di forza, non potremo competere magari dal punto di vista fisico, possiamo competere in tante altre cose, dalla battuta alla situazione proprio di muro difesa, e diciamo che soprattutto in quello la situazione di difesa in modo particolare con relazione col muro oggi ha pagato un po' più delle altre volte, significa che stiamo crescendo, ci stiamo adattando a questa tipologia un po' di gioco un po' più veloce.